Siamo con Valerio Cescon, presidente della marca Vini Spumanti. Ci presenti questa realtà della marca? Noi abbiamo 10 cantine che sono la proprietà della marca. Tra l'area storica di OCG Conegliano e Valdobbiadene, la pianura trevigiana, rappresentiamo circa 7.000 ettari di vigneto, 5.000 soci produttori di uva. Le nostre cantine producono all'incirca il 25% di tutta la produzione della DOC Prosecco e altrettanto circa della DOCG Conegliano e Valdobbiadene. A noi il compito poi di imbottigliare parte di questa produzione andando a venderla su Italia e prevalentemente estero. Siamo con Franco Passadori, direttore generale delle Cantine Vivo. Ci racconti questa realtà che va dal Veneto al Friuli, oltre 2.000 soci. Sì, Vivo Cantine è una società cooperativa che vede 2.100 conferenti circa, ha un'estensione della superficie vitata di poco inferiore ai 4.000 ettari ed abbraccia un territorio del Veneto orientale abbastanza interessante, un territorio che racchiude due DOCG, il DOCG Lisone e la DOCG Malanotte. Ci sono poi tre DOC importanti, la DOC Prosecco, la DOC Lisone Promaggiore e la DOC Piave, e poi andiamo ai vini ad indicazione geografica tipica. Vi presentate al Vinitaly con delle novità, delle etichette nuove con cui guardate anche i mercati stranieri? Sì, abbiamo delle linee studiate prevalentemente per i mercati esteri, abbiamo la linea Giotti e la linea Bosco dei Cirmioli dedicate al mercato americano e al mercato inglese, mentre confermiamo sui mercati europei le precedenti linee, la linea Terre Marciane e la linea Caviri. Siamo allo stand del consorzio Prosecco DOC al Vinitaly con il presidente del consorzio Stefano Zanette. Presidente, voi avete ospitato quest'oggi un convegno con l'onorevole l'eurodeputato Paolo De Castro. Si parla di accordi di scambi commerciali tra Europa e Stati Uniti, quali sono le priorità? Diciamo che la tutela a livello internazionale si fonda sul fatto che non possa essere imitato il prodotto, che non possa essere importato negli Stati Uniti, ad esempio, un prodotto che non sia proveniente dal nostro territorio. Mi riferisco ad esempio a un prosecco di origine australiana. In questo momento, con gli accordi che si stanno affrontando, non abbiamo la certezza che questo possa avvenire. Onorevole, TTIP, un acronimo che sta per Transatlantic Trade Investment Partnership, l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Europa. Una enorme importanza economica e sociale, un terzo del commercio mondiale passa tra Stati Uniti e Europa. Se questo accordo riuscirà, noi avremo migliorato la situazione attuale, che non è una situazione eccezionale, ma se non la combattiamo questa battaglia, beh, certamente la situazione rimarrà così come oggi, che non è una situazione che garantisce tutela nei nostri prodotti, né tantomeno nel nostro prosecco, che viene copiato tranquillamente in più di 90 paesi del mondo. E a questo Vinitaly 2015 giungiamo anche allo stand di Roberto Castagnier, che ci presenta, come tradizionalmente fa il Vinitaly, le sue novità. E la novità quest'anno è un mix, infatti tiene in mano un cocktail. Certo, questa si chiama Sweet Tonic, è la novità, è fatto con una grappa, si chiama Sweet, distillata 5 volte. Perché la grappa deve entrare nei cocktail? Perché il mondo internazionale porta lì, perché i giovani vogliono bere miscelato, la grappa fino adesso non riusciva per la sua caratteristica ad entrare nei cocktail, quindi innovazione di prodotto, distillazione per portare la grappa al suo livello più puro e quindi la possibilità per i barman di impiegarla nei cocktail. Ecco la sfida, la prima sfida da Vinitaly 2015 è mixato italiano, perché oggi è possibile farlo.